Questo video è una richiesta, è un esperimento. È una richiesta perché mi è stato richiesto di dimostrare come si smonta il motorino del tergicristalli della Fiat Panda dal suo tandem. Ho scoperto che questo oggetto qua, questo insieme di leveraggi, si chiama tandem. Non so perché. Mentre il secondo esperimento è questo. Sto usando un microfono esterno che è uno zoom stereo, uno zoom H2N che io ho da più di 10 anni, con cui faccio registrazioni, e vediamo se riesco a mettere l'audio di esso sul video di esso, in modo da evitare sto cazzo di problema che ho e che avrete notato in qualche mio video con l'audio del telefono. Per cui oggi audio professional per questo video. Quindi dicevo, mi è stato chiesto come si smonta il motorino dal tandem. Beh, intanto come si smonta lui l'avete visto in un mio precedente video. Si svita questa parte, si stacca la leva, si svita questa parte qua. Poi si tolgono questi due bulloni e lui esce fuori sganciando il connettore che sta qui. È una cosa abbastanza semplice. Ma ripeto, mi è stato chiesto come si smonta il motorino. Io qua vedo 4 bulloni. Sono questi 3 da 10 e poi c'è questo dado, penso, da 13. Ed è ciò che io andrò a rimuovere in questo momento. E io partirei quasi quasi dal dado da 13 con una chiave da 13 o da 15. E vediamo se... Vediamo che qua io sto muovendo il leveraggio ma non il motorino. Forse ci vuole violenza. Mi sa che questo video richiede... ma non, lui non si muove da solo per i cazzi suoi. Vedete? Come si fa? Come si rimuove questo? Forse bisogna tenere fermo lui? O forse è sinistronzo? Se io qua gli pianto una chiave, vediamo, quando lui scende, in teoria mi si dovrebbe bloccare, ma non mi si blocca. Vedete già le difficoltà, perché uno pensa, che ci vuole? Basta svitare questo. E invece il cazzo, perché già devo prendere una pinza. Io prendo una giratubi e provo a tenere fermo questo perno con odio. Dopodiché provo a girare questo con rabbia ed ecco che l'ho svitato, vedete? Allora è così che si fa, bisogna tenere fermo questo qua con la tenaglia in modo da poter svitare questo stramaledetto dado. Ora se ci riesco vi do anche un po' di luce. Beh, insomma, non è tanta la luce, però vedete c'è questo dado. E questo lo abbiamo svitato. C'è anche una rondella che perdiamo facendola cadere chissà dove. Ah, eccola qua. E questi li abbiamo tolti. Dove sono? Qua. Sempre fuori inquadratura. Bene. Ok, a questo punto io svito i bulloni da 10. E questi tengono, vedete, il supportano il supporto del supporto. 1, 2 e 3. Aia, rigorosamente bestemmiando il... Come vedete già sta venendo via tutto. C'è l'ultimo qua sotto. E il motorino dovrebbe uscire, perché questa leva dovrebbe uscire. Se non esce, noi la convinciamo a uscire con la violenza. E anche qua, come potete osservare, c'è un mille righini. Ci sono dei righini. Attenzione a non rovinare questi righini, perché è dove si ficca poi
questa parte del tandem, che come potete vedere anche lui ha i righini all'interno, vedete qui ci sono questi righini che vanno dentro questi righini, quindi non rovinatelo. E oddio, la cosa finisce qui, il tandem cosiddetto è stato rimosso, come vedete. Qua possiamo osservare le boccolette di plastica in condizioni esecrabili, sono esecrabili. Qua c'è una molletta, potremmo forse togliere questa molletta e vedere un po' queste parti di plastica. Userò un oggetto improprio. Infatti non serve. Vediamo se con l'odio riesco a togliere questa molletta. Eccolo, squartata la molletta, l'ho proprio squartata. Ed ecco la rondella di plastica consumata. Questa si consuma e introduce un gioco pazzesco in tutta la meccanica. Come vedete, che poi questa andrebbe messa qua dentro e lui ha questo pirlo piegato, che in questo caso è piegato, che dovrebbe stare ficcato dentro questo buchino, ma non ci sta, perché è tutto diventato un troiaio, perché si è consumato e quindi c'è un sacco di gioco, e questo è il motivo per cui questo tandem si rovina, mentre io ho fatto cadere l'ennesimo bullone, vaffanculo. Ma concentriamoci su questo motorino, perché se mi è stato chiesto come si smonta il motorino, un motivo ci sarà. E quindi adesso questo lo smonto tutto e vediamo come è fatto dentro. Ho anche dato il ciak, che sono veramente un professionista. Ora, come si smonta questo stronzo? Vediamo se con l'uso di violenza e cacciavite. Io userò un cercafase, usare sempre oggetti impropri. Come prima cosa io apro questo coperchio e vi mostro il circuito elettronico interno, come potete vedere. Ma quello che voglio fare oggi è aprire questa parte di plastica. Ci sono queste clip, vedete? Lui dovrebbe separarsi e uscire fuori. Ora c'è la terza clip e la quarta clip e le tolgo tutte, e forse questa è una cosa da non fare perché potrebbero scoppiare delle molle, ma io lo farò per voi. Ecco, guardate, ci sono dei contatti striscianti fissi. Wow, molto interessante questa cosa. Vediamo se riesco a pulirli per farvi vedere. C'è veramente tanto schifo, ma ora li pulisco con la carta da culo. Si può pulire. C'è del grasso. Diciamo che questo è un modo per vedere quanto ha lavorato il tergicristalli, ma io vedo un'abbondante presenza di rame su questi contatti, vedete? Ci sono questi cazzetti di rame, li vedete i cazzetti di rame? E questi strisciano, vedete, questo è consumato, questo è sicuramente più consumato rispetto a questo e a questo qua. E questi strisciano sulla parte del motore dove avviene il contatto strisciante, che ora vado a pulire con la carta da culo, ed è piena di grasso, il che è un bene, che il grasso riduce il consumo. Io di più non riesco a pulirlo, mi sa. Mi servirebbe del gasolio, che non ho, o meglio, che ho, ma lo sto usando nella stufa. Però vediamo se riesco a farvi vedere questi contatti striscianti. Ah, ecco qua. Guardate. Guardate dove strisciano i contatti di qui sopra. Guardate che meraviglia.
ci sono dei solchi impercettibili, questo forse è un po' più solcato, però è veramente pulita, è pulita. Qua abbiamo i contatti sono connessi a questa scheda, e qui strisciano e quindi il motorino gira, e molto bello, ma io adesso voglio aprire questi esagonali. Questo motorino deve essere totalmente smontato. Vediamo se trovo gli esagonali. Ovviamente questo è troppo grande. Logico. Già come andrà a finire, quindi li prendo tutti e vaffanculo. Eccolo qua, esagonale, esagonale e violenza inaudita. Qui c'è l'altro, vediamo un po' come è fatto questo motorino. Ecco, io esagonali che escono con molta facilità. Che forma strana. C'è anche un pirlo di blocco. Altro esagonale di forma strana e pirlo di blocco. E ora a questo punto chissà che non riesca a... Ho estratto, guardate, ho estratto questa coclea sporca di sterco che ora pulirò con la carta da culo. Tutto ciò è molto bello. Ecco, c'è un cuscinetto, poi c'è... c'è una serie di cose, c'è una placca che sta lì. Ma io qua posso veramente smontare tutto. Ho tolto il rotore, attenzione, scopriamo il risotose. Ecco, con i suoi carbonchi, ci sono i carboncini, non so se si vedono, ma questi carboncini all'interno, vedete il carboncino qui e qui, e sembrano ancora in buone condizioni. Qui c'è l'indicazione del cuscinetto che sembra essere un SKF Italy, molto bello. E attenzione, questo motorino è un motorino a magneti fissi, a magneti permanenti. Ed eccoli i magneti. Infatti se io gli metto il cacciavite, lui mi si attacca. Quindi chissà che questo motorino in teoria non possa generare della corrente elettrica. Adesso rimettere questo è un po'... No, mi sembra di averlo rimesso. Solo che questo va posizionato in un modo ben preciso, che ovviamente ora non ricordo, ma i due fili vanno qui, ci sono questi vanno qui così, perché poi lui sicuramente va in questa tacca qui. Vediamo se ci riesco. Sì, lui è a posto, ma senza la parte sopra lui balla coi lupi. Quindi dovremmo sicuramente metterci questo che lo tiene in posizione, infatti lo tiene in sede. Già.
questo va qui in mezzo e questo si dovrebbe poter chiudere. Ecco fatto, e abbiamo richiuso. A questo punto è facile, basta rimettere questi perli che vanno così, se non mi sbaglio, con la vite. No, vanno al contrario, infatti vanno così. E questo l'ho rimesso, quindi vanno, questo va dalla parte in alto così, e la vite lo tiene in posizione. Molto bello, chissà quanta corrente vuole per girare. Secondo me è un po' troppa. Possiamo provarlo al volo, al banco, ma non credo che funzionerà. E niente, io ho provato a dargli direttamente corrente, ma non ce la fa l'alimentatore che sto usando. Fa un rumorino, ma non si muove. E la tensione cade perché si siede, praticamente l'alimentatore si siede. Comunque io spero di aver risposto alla domanda principale, e cioè come si smonta e perché l'abbiamo smontato. E poi per chiuderlo basta semplicemente rimettere questo sopra, rimettere il suo coperchietto e ricollegare il cosiddetto tandem nel modo opposto, cosa che io non farò perché io me ne sbatterò di questi leveraggi e conserverò semplicemente il motorino e basta.